non mi sembra una grande idea. Io non capisco, è una settimana che ci stai pensando. È una grande idea invece, entra e basta. Dai, che devo andare al bowling, devo fare della roba. Su, muoviti. Beh, dire al direttore di voi, no, facendo leva sulla sua pazzia, non mi sembra una grande idea. Ma fidati del drugo, è una grande idea. E poi è sempre meglio che pagarla con una valigetta piena di biancheria intima, no? E muoviti. Storia lunga. Senti, facciamo una bella cosa. Tu entra, io ti aspetto qui. Dai, vai che te la caverai benissimo, ne sono sicuro. Grazie per il supporto. Figurati. Direttore, sono venuto a dirle una cosa importantissima e so che lei potrà capirmi. Io ho detto che mi drogo, ma in realtà... Ah, ma lo so. E so anche che cosa ti sta facendo Fabio. Ma vedi, Riccardo, con la nuova gestione le cose per te cambieranno. Viva il direttore! Viva il direttore! Qui. Mio fratello ha avuto un piccolo problema con la finanza. Ma come? Qualcuno li ha informati di un'irregolarità sui conti. È stato arrestato ieri. Ma è terribile. Ma non dovresti aiutarlo, è tuo fratello. Sì, forse. Ma vedi, Riccardo, tu ancora non sai che il direttore è stato incastrato. Incastrato? E tu come fai a saperlo? Semplice. Quel qualcuno è venuto da me e mi ha raccontato tutto. E io poi ho detto tutto a Germano, ovviamente. Sì, ma tranquillo, dal direttore non succederà nulla di male. Se ne starà tranquillo per un po'. E noi, intanto, prendiamo il potere finché non ritorna. Finalmente potrò proclamare il regno di Germano I. E tu, Riccardo, sarai il mio vice. Il vice? Ah, ok. Il mio secondo vice. Siete impazziti, ma qualcuno quindi ha falsificato i conti. E poi Germano, dai, tu vorresti comandare. Ma perché? Non ti sembro qualificato? No, anzi. Ma esattamente com'era il tizio? Beh, indossava un mantello e una maschera. Allora non era un'allucinazione? Ah, ne ero sicuro. Ma chi? No, ragazzi, non ho tempo di spiegare. Dovete avvisare subito la Guardia di Finanza, subito! Beh, sì, possiamo avvisarla, ma... Sì, forse. Ma prima... Battaglia di scope! Quindi il tizio esiste e mi stava spiando. Roba che mette i brividi, eh? Io me la farei sotto. Comunque il pazzo ti ha promosso. Almeno non avrai Fabio in mezzo ai piedi per un po'. Ma a quale prezzo? Ok, il direttore è strano, ma non merita di passare per evasore fiscale. Beh, di una cosa è certa. Il tizio mascherato. Stai attento. Perché sei così preoccupato? Mi stai nascondendo qualcosa? No. No, assolutamente no. Senti, io devo andare. Promettimi questo. Stai alla larga dal tizio mascherato, ok? Non parlarmi. Ciao. Ma dove vai? Fai in fretta che stasera esco con Marta. Non so se hai presente. Brutto bastardo. Ma che schifoso. Ma che diavolo era quello?